Si chiama Discovery Sport ed è la nuova auto, possiamo chiamarla anche così, con cui Land Rover vuole conquistare altre aree di mercato. Anche se sempre più elegante, Discovery Sport mantiene le caratteristiche che sono nel DNA di ogni Land Rover. E per dimostrarlo, il marchio inglese ci ha portati in Islanda, la mega isola che in inglese si chiama appunto Iceland, cioè la terra del ghiaccio. Un nome meritato, visto che in inverno la carovana di 4x4 è stata flagellata da temperature polari e una tormenta di neve e ghiaccio in grado di incutere timore anche ai nativi. Restarsene per ore in auto in mezzo a una tempesta di vento e neve dice molto sulla qualità della vita a bordo, sulle doti dell'impianto audio, sulle possibilità di interfacciare lo smartphone con il sistema centrale, sulla praticità degli spazi e sulle caratteristiche dei motori. Un diesel che fa il suo dovere silenziosamente e il benzina che all'occorrenza si comporta come un diesel quanto a fluidità e tiro ai bassi regimi. La Discovery Sport è dichiaratamente il primo capitolo del rinnovamento della gamma intermedia, dopo quello della Range Rover e prima di quello della famiglia Defender. E la tempesta islandese ha involontariamente dimostrato che lo spirito Land Rover può avere ancora un senso in un'epoca dove siamo tutti SUV o crossover.